storia che ha per luogo Parigi nell'anno del Signore 1482, storia d'amore e di passione. Io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi registrerò molto speciale di un libro che mi sta molto a cuore, ossia Notre Dame de Paris di Victor Hugo. Victor Hugo nasce in Francia nel 1802 e muore nel 1885 ed è considerato padre del romanticismo, cosa che non poteva non essere. Questo romanzo è ambientato in Francia il 6 gennaio 1482, precisamente a Parigi, siamo a Parigi, dove si sta svolgendo la festa dei folli, organizzata da Gringoire, che però, siccome i suoi gli ospiti si stavano un po' annoiando, hanno organizzato, un'elezione del Papa dei Folli, colui che avrebbe fatto la faccia più brutta. È stato eletto poi Quasimodo, campanaro di Notre Dame, che in realtà la faccia brutta ce l'aveva già di suo, perché è nato deforme. Quasimodo è stato abbandonato e cresciuto da Frollo, l'unica persona con cui aveva un rapporto. Poi incontra Smeralda, una zingara che si distingueva dai suoi compari, perché erano un po' di zingari che vivevano col furto, rubavano e quindi vivevano di quello. Smeralda quindi si distingue da loro. Infatti Quasimodo si innamora di lei ed è un amore vero, un amore che dal cuore, è importante saperlo, perché l'amore che riceve Smeralda non è solo quello di Quasimodo, ma è anche quello di Frollo, l'arcidiacono di Notre Dame, che in realtà prova per lei un amore molto molto carnale, solo che poi lei sceglierà l'amore di Febo, il capitano delle guardie, che in realtà il suo compito era quello di mandarli via, di scacciarli, però che si incontrano, fanno cose, solo che poi Frollo, gelosissimo, perché in realtà voleva portarsela a letto lui Smeralda, quindi decide di farla uccidere, dopo mille peripezie, che poi le morirà con lei anche Quasimodo, ovviamente. E quello sciagurato di Febo poi si sposerà con Fiordaliso, che in realtà si doveva sposare già prima di incontrare Smeralda, quindi tradisce la moglie prima di diventare suo marito. bravo. Questo libro, se ci pensate, ci fa capire tantissime cose. Prima di tutto Quasimodo era disprezzato, praticamente lo prendevano tutti per il culo. Che attualmente succede con magari persone diverse, che hanno una malattia, che hanno una deformità, ed Esmeralda era l'unica che lo accettava, com'era, perché erano amici, praticamente lei non ricambiava il suo amore, però che lo accettava così com'era, accettava le sue deformità. Poi nel libro lui è anche sordo e poi diventerà anche muto, perché doveva sopportare l'incessante rumore delle campane di giorno. Nel musical no, per esempio, questa cosa no, perché giustamente non potevano fare Quasimodo muto. Quindi questo poraccio era sempre solo, è rimasto sempre da solo, perché lo prendevano sempre in giro, e aveva trovato finalmente una persona che lo accettava così com'era, e decide poi di morire con lei, perché effettivamente, a parte che era innamorato di lei, quindi non sopportava l'idea che lei fosse morta, ma è partito da l'affetto che provava per Frollo, perché comunque era cresciuto, all'odio verso lui, perché è stato lui a voler far uccidere Esmeralda, che non aveva fatto niente di male, effettivamente aveva solo scelto un uomo con cui passare il resto della sua vita, anche se effettivamente lui si è arrivato uno stronzo, perché effettivamente lui doveva sposare con un'altra e tradisce la moglie con lei, che non è una zingara effettivamente. Quindi l'unica pecca forse è che è una zingara, ma Quasimodo accettava lei come zingara, come lei accettava Quasimodo per le sue deformità. Quindi pensiamoci, effettivamente anche oggi succede che molte persone
che hanno magari anche religioni diverse, colore diverso della pelle, provenienze diverse, cioè vengono presi in giro, ma per quale motivo uno deve prendere in giro una persona diversa? Diverso tra virgolette solo fisicamente o solo in questione di religione. Poi vabbè, ci sarebbe un discorso molto a parte su questo, perché ci sarebbe tantissimo da dire, però per quale motivo? Cioè alla fine siamo tutti esseri umani, quindi è questo che magari può far capire. Poi l'amore di Frollo, un amore molto molto carnale, vuol dire che lui non ha mai veramente capito cos'è l'amore. Cioè anche se lui era un arcidiaco, non vuol dire che non ha capito la ceppa dell'amore, soprattutto l'amore di Dio che ha verso, che è verso di noi. Comunque Dio provano, Dio e Gesù provano un amore vero verso di noi, e se lui provava questo amore carnale verso Smeralda, vuol dire che non c'è capito veramente la ceppa. Ci sarebbero tantissime cose da dire, veramente tantissime. Frollo, Febo che tradisce la moglie, vabbè, un altro cretino. Clopin, il re dei gitani che ruba e vive di cose altrui, cioè, ma trovati un lavoro, cioè, capito? Ma io non voglio essere razzista e compromettente di quello, che ho detto. Però se uno ha difficoltà, cioè, non è che deve trovare scorciatoie, effettivamente, perché Clopin faceva questo, trovava delle scorciatoie per vivere, rubando agli altri. Questo non è neanche giusto, quindi dovremmo comunque trovare un compromesso tra le due cose, ecco. Magari dare la possibilità ad altre persone, delle persone in difficoltà, di farci una vita, di vivere, di sopravvivere almeno. Però diciamo che queste persone che hanno difficoltà non si devono approfittare di tutto. Diciamo, mettiamola così. Ovviamente io vi consiglio di leggere il libro, perché è fatto brevemente tantissime cose. Oltre a queste ce ne sarebbero, cioè ripeto, per l'ennesima volta, ci sarebbero tantissime altre cose. La morte di Quasimodo per Smeralda, veramente è un libro che è pieno di significati, tantissimi messaggi, nonostante fosse stato scritto nel 1830 durante la rivoluzione francese. Poi pubblicato nel 1831, comunque Hugo insomma aveva capito tutto, cioè così Hugo aveva capito tutto della vita, più tutto aveva capito. Ma non solo questo, c'è anche l'aspetto esteriore, diciamo, della storia, perché Hugo descrive anche Parigi per così com'è, soprattutto per la cattedrale, quindi è considerato anche, diciamo, un po' storico, diciamo. È gotico perché ci descrive com'era la Parigi 1830, com'è che si viveva in quell'epoca, quindi è anche interessante sotto questo punto di vista, perché comunque si viene a sapere un po' di storia dell'epoca, perché comunque effettivamente lui descrive la Parigi com'era, no? E poi ovviamente io vi consiglio tantissimo di vedere il musical, ragazzi, io lo adoro, nonostante differisca dal libro, però dall'altro lato è anche molto molto fedele. Qualcosa ovviamente hanno dovuto cambiare, non potevano fare Quasimodo muto, perché come avrebbero fatto a fare Quasimodo muto? E ovviamente non è che potevano fare tutto quanto, non potevano realizzare tutto il libro, perché comunque è un libro di quasi 600 pagine, e nel New Musical hanno comunque un limite, 2 ore, 2 ore e mezza, anche troppo. Quindi diciamo che per quello che è fedele, abbastanza fedele, penso che lo conosciate tutti, il musical di Notre Dame. Tra l'altro io ho pubblicato 2 video riguardanti il musical di Notre Dame, che in realtà è un po' originale, non troppo originale in realtà, però credo che sia abbastanza interessante, perché ho messo 2 canzoni, una è Le Dovae e una è Il Tempo delle Cattedrali, però non solo in italiano, ma diciamo confrontate con le versioni di altre lingue, diciamo, ecco, che non penso che esistano tutte le canzoni di Notre Dame in tutte le lingue del mondo, e neanche comparate tra loro, cioè, esistono, perché c'è un canale che lo fa sempre, quindi compara, diciamo, le versioni di tutte le canzoni di musical, non solo di Notre Dame, adesso non ricordo il nome, però magari ve lo linko qua sotto in descrizione, e quindi ho voluto, diciamo, un po' ricopiarla.
perché secondo me è molto interessante questo aspetto. Ovviamente ho scelto solo tre lingue, francese, italiano e spagnolo, perché sono le lingue che mi piacciono tantissimo. Poi vabbè, il francese è la lingua originale di Ivo, e quindi l'hanno poi rifatto per in Francia, e poi anche in Italia, e poi ovviamente si è sparso in tutto il mondo. Però appunto questo canale, di cui non ricordo il nome, non so come e quando, ha trovato anche versioni di tantissime altre lingue, giapponese, coreano, cioè io l'adoro. Quindi vi consiglio di andare a vedere, di vedere il musical, perché in due ore è veramente fatto benissimo. E poi non potete perdervi questa lettura, perché, cioè, non potete non perderla, dai. E niente, questo video finisce qui. Se siete interessati ad altre informazioni, bene, questo video finisce qui. Lascia un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Condividete questo video con tutti i vostri amici, parenti, cani, gatti e topi, perché copio le outro degli altri. Vabbè, non fa niente, scusa Ludo Dreamer se guarderà questo video, ma la tua outro mi piace troppo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao.